Ciao a tutti assassini nostri, bentornati sul mio canale. Tranquilli, nonostante sia uscito FIFA 22, non mi sono dimenticato di Assassin's Creed. Tranquilli, ogni tanto ho bisogno di un gioco che mi faccia mantenere la calma come questo, dopo tutti i regi di FIFA, quindi non vi preoccupate. Non vedevo l'ora di registrare il quarto episodio e eccolo qua. Eravamo rimasti che avevamo ucciso Kjotve. Insomma, l'episodio 3 è stato un episodio molto molto importante, perché ripeto, l'uccisione di Kjotve fa da spartiacque quasi nella trama del gioco. Noi siamo a Forburg, abbiamo un bel po' di cose da portare a termine. E prima però, come sempre, una piccola esplorazione della mappa. Piccola, piccola, promesso. Ok, beh, siamo già arrivati, sta qua dopo il ponte questo mistero. Deve essere qui da qualche parte. Deve essere qui da qualche parte. Ci sono molti posti, in cui cercare. Ma cosa? Cosa cercano questi uomini? Un pettine, è mio. E chi lo troverà avrà la mia compagnia. Partecipiamo, tanto non ho scelta. Sarò io a trovarlo. Aspetta e vedrai. Deve essere okay. Qui da qualche parte. Mio pettine cercate, perso nel freddo profondo, orsù non esitate. Ok, quindi sarà in fondo a questo laghetto. Oddio, c'è una lucina lì sotto però. Trovato, signori. Trovato. Riemergi, riemergi prima di morire. Vai, riemergi, riemergi. Beh, era una stronzata, dai. Credo che questo sia tuo. La ricerca è finita. Wow, c'erano tanti concorrenti intorno a me. Una passeggiata romana. Ho anche 2 punti di talento. Quasi, quasi. Più 2.3 danni corpo a corpo, direi. Più 5.3 danni d'assassinio? Andato. Potenza 17, dai. Sei diverso dai soliti pretendenti attirati dal mio fascino. Ma quale fascino? Io lo so cosa vanno a fare adesso. Hai tanto desiderio di compagnia da accontentarti del primo straniero. Un tempo ero... Giustamente, il tuo marito è morto, allora... È un matrimonio perfetto. Ti scopi chiunque, ok? Pettine per dai, te dai, non dai. Ha valore. Cosa dovrei farne? Puoi tenerlo? Io mi farei pettinare, non solo i capelli. Ma è questo ciò a cui miravano quegli uomini? Posso fare di più che pettinarti. Oh! Posso sciogliere i tuoi nodi e domare le tue ciocche. Voglio sentire il tuo tocco. Sento le spalle. Dai, ma ha censurato tutto. È stato bello, Eiko. Ma è un gioco 18 più, ma dai. Tieni peggio di te. Come ricordo. Grazie, Bill. Ti sei curata dei miei capelli come mai nessuno prima d'ora. Sì, sì, qua dicono che si sono pettinati, ma... Parla. C'è questo puntino... basso. ...12 metri. Ok. A volte basta solo attraversare le cascate, ragazzi. Okay, andiamo a fare questa ricchezza e poi andiamo, ragazzi, a fare la missione. Ok, dai, dritti ai mari del fato. Trova Sigurd e parla con lui di nuovo, cazzo. Sono Eivor, apri la porta. Entra, ma cerca di non farti sentire dagli allora, uomini qua di dentro per forza. Ah, ecco, Sigurd. Beh, stavolta è stato piuttosto semplice rispetto alla scorsa, Oggi una scura coltre di paura ci avvolge. Tua madre ci avvolge. Non dobbiamo rassegnare. Non possiamo restare in Norvegia. Non sotto il gioco di Harald. Dunque partiremo verso nuove terre. Beh, non male come idea. L'Inghilterra. E lì avremo una nuova casa. Un regno tutto nostro. Vorresti partire senza niente. Verso una terra sconosciuta dove saremo odiati. Le ricchezze di l'odio ci faciliteranno il compito. Fomenta la voglia di ammazzare gente. Io lo sconfitto. Non è il mio diritto reclamare i suoi beni. Portiamo quelle risorse in Inghilterra, dai. Io dico di prendere i tesori di Kjotve. È un furto esecrabile. E non parlatene con nessuno. Non dobbiamo attirare l'attenzione di Harald. Ah, vogliono inchiappettarsi Harald. Ma Harald mi sa che è anche furbo, Non attiriamo la sua attenzione, ma potrebbe rivelarsi una brutta cosa. Oh, la vacca. Quanto hai sentito? Ciao, vacca. Un nuovo sentiero si è aperto e il cammino sarà arduo. Che cazzo vuol dire avvertimento? Non puoi controllare la parete finché il gioco non verrà installato completamente. Che cazzo sta a dire? Vabbè, vuol dire che sospenderò questo episodio e lo continuerò appena possibile. 5 years later. Ok, beh, e continuiamo. Ok, mo si può parlare a Sigurd, vero? Eivor, a posto. Il dado è tratto.
Prepariamo i tortellini. Guidi il nostro viaggio. No, beh, dai. Sei pronto? Come cazzo mi riduco a fare le battute a 21 anni? Harald è qui. Aia. Ma che si fa? Presto ci saranno altre vittorie, altra gloria. Ti conte che non ne voglio fare un cazzo, dai. Non impedirò la vostra partenza, ma sappi che nulla. T'attacchi al cazzo. E saliamo, ragazzi, su nave di Sigurd per abbandonare Vorburg. Ma sicuramente, ragazzi, potremo tornare magari anche a fine gioco. Ma sono sicuro che prima della fine della storia torneremo. E sediamoci. In Inghilterra, dunque, verso la gloria è il nostro destino. Vamos. Inghilterra comunque 1-1 campione d'Europa, eh. Ecco qua, finalmente dopo quasi 6 ore di gioco compare l'attesissimo logo Assassin's Creed Valhalla. Alleluia. Ah, però prima di andare in Inghilterra si esce dall'Animus. Quindi ci fanno... ce la fanno sudare, eh. Questi sono i postumi del sabato sera. Questo sono io nel centro di Roma. Tipo ogni angolo di ogni strada. Dall'espulsione di massa coronale del 2012, l'intensità del campo magnetico terrestre è aumentata di 50.000 nanotesla. Ah, quindi si sta riferendo all'esplosione nucleare della fine di Assassin's Creed 3, che tra l'altro sta sul canale, giusto per ricordarvelo. Ma Sean! No, quello di Assassin's Creed 2. Sempre lui, sempre vivo, ragazzi. Mi fa piacerissimo. E mo che c'è da fare? Esaminare. Ah, la tomba di Eivor. Affascinante. Sono andato qua sopra a caso. Ok, qua da questa parte della casa c'è questo tavolino con un nano da giardino. Ci ho fatto anche la rima. Casetta della posta. C'è posta in arrivo. Oh, il cesso alla sinistra, guardando frontalmente l'uscita della casa. E come ultimo mi sono lasciato la casa, ovviamente. Il tè alla menta non è vero tè, Bex. È un infuso. Acqua sporca al sapore di menta. Non è vero un cazzo. Ma è Rebecca Crane? Ho preso aria. Quella di Assassin's Creed 2? Quella che abbiamo insultato in live mille volte perché era cessa? Mo è migliorata, dai, allora. Ok, dialoghini. Però prima diamo un'ispezioncina. Mo va male. Fuori dal frigo. Questa deve essere l'arma di Eivor che avremo verso la fine. Un po' di musichina. Usando il laptop, che posso fare? Casella di posta. Andiamo a spulciare. Non ho niente COVID. E sono ben isolata. E pensate, la pandemia sta già entrando nei videogiochi. Desmond. Quanto mi manca Desmond, raga. E anche Ezio. Questo è il bastone dell'Eden tenuto da Cassandra. Assassin's Creed Odyssey, 4 secolo a.C. tutto torna. Sean, annaffia le piante mentre sono dentro. Mi chiamo sto qua, non sa veramente fare un cazzo, eh. Ok, divano. Non vedo l'ora di dormire quando avremo finito. E dormimo? Rientriamo, dai. Minchia, raga, una settimana ci voleva. Col galleone, quel cazzo che era. Sono vissuto, sono morto e ora riposo. Soggetto 16? Probabile, perché Desmond era 17 e il 16 si incontrò sul viso dell'Animus durante Assassin's Creed Revelations, se non vado errato. Oh, rieccoci nei panni del nostro vichingone Eivor. Eccola qua, ragazzi. L'Inghilterra. Vabbè, almeno non c'è la neve, non ci si congela il pipino quando si nuota. La mappa, ragazzi, è veramente enorme. Porca puttana. E qua ci si diverte, eh. Nuova missione è la via dei cigni. Dai, raggiungi l'insediamento, ma se non guido io è il battesimo di Gesù. Beh, ragazzi, che dire, grafica, ripeto, sempre fantastica. Vegetazione fatta veramente bene. Davvero, guardate qua anche come si muove l'acqua. Andiamo a rimuovere la catena, dai. Oh, c'è da ammazzare qualcuno. Mi sa. Ai. Che è che mi ha fatto l'assassino silenzioso, ma... si poteva fare di più. Ehi. Ah!
Vieni, vieni. Ehi, liscio. Vai, ciao. Mo ti posso pigliare dal dietro però. No, si sti cazzi. Che cazzo hai fatto a vedermi? Da qua? No, perché non ammazzo? Vai, c'è tre frecce, cazzo. Ma cercate, cercate, cercate. Vai, vai, vai. Oddio, signori. Come l'ho preso? Cecchino proprio. Poi è bello che dipende da che parte lo prendi, lo cogli, gli toglie più o meno vita. E non è scontata come cosa. Per esempio in altri Assassin's Creed non era così. Vai, sì. Dato che tu mi individi, bimbo mio, mi sono già andato un culo. Ok, rimuoviamo la catena. È una catena enorme, ma sembra ancorata piuttosto male. Forse potrei colpirla. Ok. Cazzo si fa? Ah, ok. Uno. Due. Vai. Ora la via è libera. A posto. Continuiamo il viaggio. Ora, mi volete dire come cazzo hanno fatto a sopravvivere una settimana su quella barca di merda lì? Vabbè che il mare che hanno dovuto attraversare non è che fosse l'Oceano Pacifico, però... Ok, evito di leggere il nome della location, ma va bene. Accampamento del Ragnarsson. Beh, l'accoglienza non è che sia un granché, eh. Dimmi un po', come ti chiami? Egi Stolfo. Chi siete voi? Sto cazzo. Ho passato 8 giorni in mare senza poter intingere la mia ascia nel sangue. Perciò vedi di tagliare corto e sguaina la tua spada. Addirittura. Annientiamoli tutti. Comincia con le botte, ok. Oh ragazzi, questo è Assassin's Creed, dai. Lascia potentissimo già. Vieni qua. Ok, tattica. Oh, fuoco. E che fai al mio bro? Uè. 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 Oh, ma puoi tirarlo bene. Oh, eccola l'abilità appena. Oh. Boh, ma è fantastica, ragazzi, no? Devo un po' capire com'è che funzioni, ma può fruttare tanto. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Ok. Funziona? Oh, funziona sì. Ti hai premuto L1. Miracolo, mio compagno ha ucciso qualcuno. Vieni qua, vai. Poche cazzate. Direi che sono durati quanto, come dicono Livorno, boh, è un gatto sulla Aurelia. Perdonatemi, livornesi. Sono toscano, ma non di Livorno. Però vi adoro, siete troppo simpatici. Non era ironico, tranquilli. Dati potrebbero nascondersi dai resti della Casa Lunga. Sarà quella là, per forza. Minchia raga, a Roma sta per venire giù veramente il diluvio universale.
Oh, da questo lato, perfetto. Che è quello in sostanza da dove si arriva. Ah, c'è gente buona. Incredibile. Ehi, tu, slegaci. Liberaci e non ti faremo niente. Hai del fegato, prigioniero. Anche perché se voi mi fate qualcosa, penso che veramente durate molto ragionevoli, giuro. 2 secondi. Come vi chiamate? Sandra e Raimondo. Oh, è arrivata anche la fichetta, che bello. Sì. Oh, ristrutturiamo questo casottino, se possiamo chiamarlo così. Oh, siamo in un momento per ora rilassato della storia. E ogni tanto fanno anche bene. E noi dove siamo? Qui, in questo bosco senza nome. Quindi senza, se senza nome lo chiameremo... Dobbiamo rimediare. Plutarco. Come chiameremo? Siamo appena arrivati e vuoi già razziare. Beh, ovvio. Ospiti sgraditi. Cioè, non abbiamo completato una missione nel mezzo, non me ne sono manco accorto. Sono un fenomeno. Ok, adesso arriva la vostra parte preferita, l'esplorazione della mappa. Che tanto la farei cominciare da questo, prima di tutto. Ok, è un po' tipo un culo a una montagna, però... anche bellino il panorama. Pare la torre che c'è in Days Gone. Posto di guardia del Ragnarsson. Vabbè, qua è tutto Ragnarsson. Ok. Minchia, proprio fino al top mi fai andare, eh? Stronzetto. Vai. Minchia, ragazzi, che visuale però. No, veramente, veramente bella, raga. I nostri mucchi di fieno, quanto ci mancavano. Allora, qua si parte già da un mistero, per forza. Qua ci sono diversi posti dove ci sono delle piccole, medie, grandi ricchezze. Magari mo occupiamoci di quest'era qua. Cazzo è? Esplora l'anomalia. Deve essere qua Linus, per forza. Eh sì, figo. Posso salire? Ok, ma fate. Sì, le strutture stabili. Ok, ho capito. Questo mi permette di stare sulle strutture stabili. Giù. Uno va puntato su. Così. No, volevo vedere se arrivava laggiù. Uno. Quello. Mi dà 2 per caso? No. Ah, ok, forse sì, ho capito. Mo lo do lì e così lo do là. Perfetto. Avevimo capito il gioco. Svegli, amore mio. Soldati alla porta. Sono venuti per te. Per noi. Devi prenderlo. Vai. Non ho più paura. Merda, qua si fa ancora più complicato. Ah,
Anche posso dire faccio così, perché non avrebbe senso, ragazzi. Lei si illuminerebbe uno ma non l'altro. O forse sì, avrebbe senso. Sì, sì che ha senso, ragazzi. Il senso ce l'ha tutto. Vabbè, a parte le soluzioni non è che siano tantissime. Però comunque sì, ragazzi. Bex, a posto. Ho raggiunto il pacchetto dati. Lo vedo, è criptato, ma niente di insuperabile. Ho i dati, li sto inviando. Inquietante. Ok, finito qua. Kill the Sbig, anomalia dell'Animus. Completato, perfetto. Ok, andiamo avanti. Ci sono questi due. Oh, finalmente non ci si congela il piripillo. Oh. Zona ostile, monastero di Alcestre. Inizia la zia. Dai. Oh, ma i bro quando arrivano? Ah, ma l'ho rimbalzato. Idiota, ora morirai. No, dov'è? Raga, ma sono solo. Affanculo. Affanculo. Bravo, l'hai ammazzato te. T'ha ammazzato il compagno, complimenti. Cosa volevi fare, scusa? Ma farà zia da solo, ragazzi, ci muoio. Vieni. Volevi fare? Eh? Ah, sono arrivati i nostri difensori, meno male. Ah, questo qua è quello col cazzo lungo. Vieni, buongiornissimo. Sono quello col cazzo lunghissimo. Vieni. Vieni, cosa chimica. Vieni. Vai. A posto. Ah, addirittura con la mazza sto qua. Ah, e invece con l'ascia di mio padre ti trucido. Ma se spacco i vetri? Esatto, dopo quello che c'è da fare. Oh, come ti permetti? Tutto a me. Oh. L'attacco potente fa cacare. Oh, dammi questo bel barilozzo. Ah, devo animare il mio compagno, ok. Ai. Ah, c'era anche il capo clan, chi cazzo è? No, devi scansare però. Vai. Merda. Sto senza vita. Posto. E conveniva fuggire. Vieni. Io non posso fare niente, ragazzi, in questo momento. A parte che schivare i colpi. Vai. Uè. A posto. Oh. Vai. Deve essere problema non farmi beccare, perché se no al primo colpo sono morto. Vieni a fare tu? Oh, grazie. Oh, che bello. C'è di tutto e di più qua dentro. No. Il nostro ultimo attacco è quello. Oh, sì, è quello definitivo, signori. Un impegno con vasellina. Anche l'elefante si è inculato la gallina. E adesso aiutami, vai. Grazie per avermi dato la vita. Te ne sarò grato. Il nostro mercato premio.
Oh. Muori davvero. Fatti ammazzare. Oh. Vai, qualcuno che mi aiuta qua? Vieni a darmi una mano qui. Non viene nessuno. Oh, ecco. Ehi, c'è un tesoro qui. Vai, monastero di Alcestre, grazia completata. Un bel po' di materiali, quindi vuol dire che possiamo anche potenziare e fare cose varie. Ok, andrei da questo mistero qua e poi andrei a fare la missione. Tanto raga, per la mappa c'è veramente tanto tempo. Sistere. Bambina anglosassone, che succede? Sta indietro, non toccare quest'albero. Abba ha detto che sarebbe tornato a casa prima che fossero cadute tutte, ma ora ne rimane solo una. Minchia, Petruccio parte 2. Devi guardare avanti. Che posso dirti? Ok, passiamo da questi due. Quest'area è chiusa. Ma l'ho già visto, che bello. Ehi, liscio. Che state aspettando? Mi sono un po' delle pipe. Il vigore. State dormendo? No! Liscio. Facciamone cibo per me. Vai. Ah, eccolo con lo stronzo. Vai. No, non l'ho colto. Tu sei stronzo. Ma coglilo. Guardate quelle frecce. Di potenza 62. Cazzo. Tutta merda. Oh, ciao. Una sola freccia sola rimasta. Ok, ultimo e poi missione. L'aiuto. Giustamente gli andiamo a fregare il cibo e poi ad aiutarli. Oggi ha inizio la mia saga, gloria! Addio nell'alto dei cieli. Mo andiamo a fare la missione. E mi toccherà farmi la nuoto allora. Costruiamo all'insediamento la forgia di Gunnar. Però prima io andrei un attimo a vedere se posso, intanto che ho 4 punti talento, spenderli. Più 7 resistenza corpo a corpo, non la prendi? Poi prenderei più 2.3 danni a distanza, più 2.3 danni corpo a corpo. Siamo a potenza 20 e l'ultimo. Oh, Gazza Ladra, il tuo corvo deve prendere bersagli uccisi con attacchi a distanza, voglia. Potenza 21, non è tantissimo, ma piano. Possiamo migliorare questo. Ma chi c'è che vuole parlarmi? Logo scoperto, monastero di Alceste. Ok, Meldeborn. E qua allora è la forgia di Gunnar. Costruiamo. Un cambio radicale proprio. È più calda della mia vecchia forgia di Fornburg. E io poi era una bettola. Ok, come mi puoi aiutare? Oh, miglioriamo il metto. Molto bene. Miglioriamo la cappa. Bella. I braccioli, come li chiamo io. Ne avevimo 2, miglioriamo anche gli stivali dove ci siamo. A posto. Perché mi potrei anche vestire così volendo. Boh, dai, mo rimango così. Di qua. Cosa terrai in questa stanza? La tua mia madre. Arma Puoi anche portarmi qualsiasi disegno in cui dovessi imbatterti. Ma cazzo sul collo. Sappiamo che i figli di Ragnar sono accampati a nord. Ci sarà utile far loro visita. Minchia, anche te puoi posare le valigie che c'è già la parti? Prima parla con Ragnar. Ha diversi incarichi da affidare. Gli incarichi della fichetta. Si vede che è abbastanza acerbo, Eivor. Vorrebbe spaccare il mondo, come Ezio quando era con lo zio Mario. Però dice, calma, un attimo. Ok, con questo ragazzi io vi saluto. Grazie per aver partecipato anche a questo giro, a questo episodio di Assassin's Creed Valhalla. È stato un episodio particolare, insomma. Al prossimo cominceremo a fare ancora di più sul serio, come detto.
Io vi rinnovo il mio grazie per aver visto questa clip. La prossima volta continueremo ancora, nonostante ci sia Far Cry 6 e altre cose in ballo. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo veramente molto presto. Ragazzi, sto andando avanti alla media di quasi un video al giorno. Che volete di più? Grazie della visione, signori.